Fanfani, Pasolini e le storie cattoliche, il fatale 74, la Chiesa e il suo popolo, l'omologazione al moderno. Ce ne siamo occupati anche noi ieri sera, vediamo come nei tre giornali delle 20:30. Erano gli anni del bianco e nero, della crisi economica e dell'austerità. Gli italiani perdevano alcune solide certezze. Sono gli anni 70, ma sembrava di essere tornati in pieni 40. L'auto è un lusso, le città si oscurano, il riscaldamento è problematico. Politicamente sono anni complessi, anche quelli in chiaro oscuro. Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Presidente del Consiglio, Mariano Rumor. I radicali cominciano allora con determinazione le loro tante battaglie sui diritti civili. Il 12 maggio del 74 gli italiani sono chiamati a decidere se abrogare o meno la legge Fortuna Baslini del 1970, con la quale si era introdotto il divorzio nel nostro paese. La schiacciante vittoria del no conferma la possibilità giuridica di scioglimento del vincolo matrimoniale. Una secca sconfitta per la DC guidata da Fanfani. Sembra ieri, eravamo quattro gatti, ci venne dietro il paese, ricorda Marco Pannella. Il leader radicale di sfide ne ha affrontate e vinte tante, ma quella di 40 anni fa cambiò per sempre la società italiana. Cadeva un tabù, finivano tante ipocrisie. In Italia, ricorda, c'erano almeno 2 milioni di famiglie di fatto nelle quali coniugi e figli vivevano nel terrore di ricatti e denunce. Anche quelle erano famiglie vere, da salvare. Nel 74 quel voto non lo voleva nessuno. Siamo stati noi radicali ad imporre la battaglia sul divorzio e la vincemmo, ironizza, alla faccia di comunisti e democristiani che fino all'ultimo provarono in Parlamento ad aggirare il referendum. Dopo 60 anni di partitocrazia, conclude un indomito Pannella, serve un momento di lucidità e difesa dello Stato di diritto e dei diritti umani. Diritti che lui mai dimentica, anche quelli degli ultimi. Oggi la sua battaglia è contro la vergogna carceraria. È certamente stato l'emblema, il momento di maggiore impegno e presenza radicale sulla scena italiana. È da ricordare naturalmente che in realtà nel momento in cui ci si rese conto che l'accordo con la DC era impossibile, tutti i partiti laici si scesero in campo massicciamente perché prevalesse la ragione e prevalesse il no all'abolizione del divorzio. La politica